Buongiorno e buon caffellati a tutti, martedì 25 aprile, quest'oggi giornata in rosso sul calendario italiano, anniversario della liberazione d'Italia, data importante per la nostra nazione, data che divide, data di cui parleremo ampiamente quest'oggi. Con noi in studio un gradito ritorno oggi il professor Saverio Pascazio, fisico teorico, docente presso la facoltà di fisica a Bari. Toccheremo con lui a breve diversi temi interessanti che se vogliamo riguardano sicuramente la fisica, senza ombra di dubbio la sua materia di riferimento, ma che direttamente e anche indirettamente toccano un po' tutti i campi della nostra vita e la quotidianità. Saluto Stefano Massaro, buongiorno Stefano. Un buongiorno a te Francesco, un buongiorno a tutti i telespettatori e buon 25 aprile, buona festa della liberazione. Sei contento di passare anche le feste con me? Certo, come no, non sarebbe diciamo una cosa... Non avevo dubbi, con Stefano e con tutta la redazione di News24.it vedremo fra pochissimo tutte le notizie. In collegamento dalla Basilicata, da Potenza, avremo Gianluca Caporaso, il signor Conchiglia e il suo libro, scritto dall'autore potentino, candidato al premio Strega Ragazzi e Ragazze 2023, il premio letterario che viene assegnato ai libri di narrativa per ragazzi pubblicati in Italia, e tra l'altro giunto all'ottava edizione, e quindi parleremo del suo libro. Non vediamo l'ora di averlo in collegamento con noi, ne parleremo con lui, parleremo di tantissimi altri argomenti quest'oggi, questo 25 aprile con voi. Iniziamo subito l'almanacco del giorno, vediamolo insieme. Iniziamo subito questa puntata insieme, vado subito a presentarlo, oramai un amico di Caffè Latte, il professor Saverio Pascazio. Buongiorno Saverio, come stai? Buongiorno, bene, e tu? Grazie. Tutto mille. Bene, bentornato. Grazie. 25 aprile, giorno, dicevo prima, rosso sul calendario, rosso anche per il professor Pascazio, immagino, giusto? Certo, certo, certo. Oggi ti rilassi. Oggi mi rilasso all'università. Però ci hai pregiato della tua presenza, potevi essere in vacanza, invece hai deciso di iniziare la giornata con Caffè Latte, come mai? È un piacere essere qua sempre, grazie mille, per l'invito. Anzi. Mi riempi di gioia, devo dire. Vedi Stefano, qualcuno mi vuole bene ancora, sì, a differenza tua. Ma io ti voglio tanto, beh, bugia, che non ho mai detto il contrario, assolutamente. È che no. Però... essendo il 25 aprile. No, devo dire che siamo anche contenti di passare il 25 aprile con le persone che ci seguono da casa, perché è sempre un piacere poter condividere naturalmente una giornata con il nostro pubblico. Saverio, sei un fisico teorico, sei già stato qui da noi in trasmissione. Se entrassi oggi a gamba tesa e nell'ambito di cui tu parli ogni giorno di fisica teorica, le persone a casa e io compreso non capiremmo molto, ma le applicazioni della fisica possiamo dire si trovano praticamente e trovano riscontro nella quotidianità e anche nelle notizie che troviamo nei giornali. Quindi io partirei subito da una notizia oggi che è di qualche giorno fa, credo l'inizio del mese, la decisione del governo britannico di inviare in Ucraina munizioni all'uranio impoverito. Armi all'uranio impoverito. Che cos'è l'uranio impoverito? Chi lo impoverisce e soprattutto perché? Perché qui intervenite voi anche, immagino. Sì, l'uranio impoverito è, diciamo, l'uranio ha sostanzialmente due isotopi, si chiamano, due tipi di uranio diversi. Ok.
a seconda di quale isotopo sia più presente nella c'è una concentrazione naturale e poi c'è un isotopo che è di solito più presente fra i due isotopi. A seconda di questo bilancio, l'uranio può essere arricchito oppure impoverito. Di solito l'uranio impoverito è, diciamo, l'uranio che si ottiene dalle scorie radioattive, per esempio nelle centrali nucleari. Quindi può essere anche di interesse per un paese, per una nazione, sbarazzarsi dell'uranio impoverito. Perché? Beh, perché sono appunto le scorie radioattive e quindi... È materiale che non riesci naturalmente a smaltire, quindi diventa anche un pericolo, se vogliamo, sì, sul proprio territorio. Esattamente, è materiale che non riesci a smaltire, che vuoi smaltire e quindi, diciamo, bisogna trovare un modo per sbarazzarsene. Fra l'altro l'uranio impoverito, il motivo per cui viene usato nelle armi è un motivo che è bene anche capire. L'uranio è molto duro come materiale, duro nel senso tecnico del termine. Quindi quando uno fa un proiettile con delle punte di uranio impoverito, queste punte sono estremamente perforanti. Perfetto. Quindi quando urtano, per esempio, contro un carro armato, riescono a fare un buco, purtroppo però generano una temperatura molto elevata ed è proprio questo il problema. A causa di questa temperatura molto, molto elevata, l'uranio va in giro e quindi diventa pericoloso. Mi piace questa spiegazione perché naturalmente capiamo, l'abbiamo sempre sentito questo uranio impoverito all'interno di giornali, di articoli di giornale, però poi ti vai a rendere conto di quello che è l'effettivo stato dei fatti. Io quindi vendo armi all'uranio impoverito, vuol dire che sto eliminando scorie radioattive, la dico in maniera becera, facciamo così, mi piace sempre dire, mi sto togliendo scorie radioattive sotto forma di armi e sto portando queste scorie radioattive su un altro territorio. Diciamo, tu lo in maniera dici, povera, tu lo dici becera, è proprio quello che succede, diciamo. Uno ha un doppio vantaggio, si sbarazza dell'uranio impoverito e quindi delle scorie e fa delle armi che sono particolarmente efficaci perché sono in grado di perforare con grandissima efficacia. Quindi l'Europa e l'Inghilterra in questo caso non sta facendo una buona azione. Ma arriviamo poi sempre all'etica di un paese, perché dietro ci sono scelte da parte dei fisici, perché è il fisico poi che mette in mano naturalmente alla nazione la possibilità di fare questo, e qui apriremo un discorso naturalmente enorme. Ci sono persone certo dietro che valutano che cosa fare in base alle scoperte, giusto? Certo, certo, questo è un problema. Diciamo, il problema forse non è nella fisica o nell'ingegneria in questo caso, è nell'utilizzo che se ne fa. Sempre. Il problema è sempre quello lì. Comunque, diciamo, la guerra è una cosa brutta in generale. Poi uno può fare valutazioni di vario tipo, queste sono lasciate un po', diciamo, agli individui, alle nazioni, ai paesi. Però che queste armi, che sia utile sbarazzarsi dell'uranio impoverito e che allo stesso tempo queste armi siano molto efficaci, è un dato di fatto. Certo, assolutamente. Chiedo anche a Stefano, lo voglio coinvolgere anche se so che è concentrato nella sua rassegna stampa. A livello politico che cosa può significare? Perché uno Stato, alla fine comunque sempre europeo, dice di dare munizioni all'uranio impoverito che verranno utilizzate molto probabilmente su suolo russo o che i russi considerano loro. Mi vengono in mente il Donbass, il Donetsk e anche la Crimea. Insomma, a livello politico avete più o meno già anche spiegato tecnicamente cosa significa. Sicuramente è un'arma, come posso dire, molto più importante, e infatti c'erano state anche reazioni abbastanza forti da parte della Russia, ne avevamo dato abbondantemente informazione nelle scorse settimane. E il problema è che la guerra in generale, diciamo, è qualcosa di assolutamente brutto, di una bruttura incredibile, e quello che sta accadendo comunque in territorio ucraino, in territorio russo, insomma almeno al confine con l'Ucraina, è qualcosa che sicuramente nessuno di noi ci si aspettava potesse accadere in Europa. E dal punto di vista politico queste diciamo decisioni così, come posso dire, forti, sono sicuramente dei piccoli momenti di rottura. Adesso vedremo tra poco nella rassegna stampa, sostanzialmente si parla di un
di una linea rossa, si torna a parlare di una linea rossa dopo un po' la guerra fredda, e diciamo che in qualche modo dall'Europa si dice che questa linea rossa sia praticamente quasi al, cioè si sia quasi al confine di questa linea rossa, e questo non è sicuramente buono, perché chiaramente insomma l'escalation di quello che può accadere, soprattutto adesso con l'arrivo della, diciamo, bella stagione o comunque delle temperature più calde, potrebbe essere davvero molto preoccupante e pericoloso per tutta l'Europa, ma ancora di più ovviamente per i popoli coinvolti in questo momento nella guerra. Quindi questa escalation, questi annunci che poi diventano sicuramente anche reali di questo, di questi proiettili all'uranio impoverito, se ne parla ciclicamente più o meno in ogni guerra. Io ricordo insomma anche guerre, per esempio la guerra nei Balcani, anche lì si è parlato tanto di uranio impoverito, e quindi parliamo oramai insomma di anni addietro, quindi diciamo ecco, e poi non ne parliamo diciamo di quelle che sono le guerre magari in Africa, stiamo seguendo ovviamente il Sudan, che comunque hanno delle armi che arrivano ovviamente dai paesi diciamo europei o non solo, quindi insomma è sicuramente una cosa pessima, ecco, diciamo così, va, per chiudere un po' questa, soprattutto in questo giorno, cioè nel giorno del 25 aprile. Sicuramente sì, anche perché i bossoli poi rimangono sul terreno, e che cosa si fa in quei casi? Come si fa a bonificare un'area? È un problema enorme, la bonifica di un'area è un problema enorme. Fammi chiarire, Francesco, non è che questi bossoli rimangono naturalmente, prima di tutto c'è una temperatura elevata che manda in giro questa roba, e poi uno, diciamo, valutare i danni dell'uranio impoverito è un problema delicato in sé, anche perché sono problemi, diciamo, le problematiche sono coperte poi da segreti, giustamente. E gli militari sono tornati a casa anche da guerre, diciamo, appunto, io ricordo, ripeto, anche appunto la guerra dei Balcani, si è parlato tanto anche poi successivamente dei danni anche ai militari che in qualche modo hanno subito, hanno diciamo appunto avuto poi insomma appunto dei problemi di salute molto seri anche rispetto a quello, quindi insomma si ripercuote nel tempo questa azione. Perché il problema si pone quando si crea energia, quindi quando c'è lo scoppio o comunque poi rimane nell'area? Non c'è uno scoppio, il proiettile perfora, non è che scoppi, no, il proiettile certo, perfora, crea energia, crea una temperatura molto elevata, e quindi questo uranio impoverito diciamo va in giro. Ok. Va in giro in forma solida, in certo, forma liquida, non è pericoloso respirarlo, almeno quanto mi dicono i medici. Il problema è diverso, bisogna ingerirlo, bisogna toccarlo, è comunque radioattivo. Se posso dire una cosa sgradevole... Puoi. In alcune guerre, ora diciamo Iraq, Afghanistan, non nella guerra dei Balcani che veniva menzionata prima, alcune armi sono state fatte addirittura all'uranio arricchito. Non so se ti rendi conto della gravità di quello che sto dicendo. No. Quindi l'uranio è ancora peggio. Non la percepiamo noi questa gravità. Tu da fisico puoi rendertene conto, perché hai idea di che cosa sia l'uranio arricchito? Che cos'è? Ha una carica... Guarda, fammi ti dire qualcosa. L'uranio impoverito è prodotto di scarto. L'uranio arricchito bisogna arricchirlo. Ok, quindi non è prodotto di scarto, non è prodotto creato. No, è fatto apposta per fare più danni. Ok, quindi, chiarissimo. Voglio dire, insomma, non scendiamo in altri dettagli. Non scendiamo in altri dettagli. La guerra è comunque sgradevole, come dicevate entrambi. In questo caso ci sono dei problemi ancora più grandi. No, ma qui a Caffellata molto spesso i termini sono importanti. Abbiamo anche la parola del giorno, cerchiamo anche di focalizzare l'attenzione su alcuni termini. E uranio impoverito è uno di quei termini che sentiamo ricorrere spesso, ma non ci poniamo mai il dubbio o il punto interrogativo sul capire che cosa sia realmente poi l'uranio impoverito, e capiamo invece con un fisico teorico, un fisico in generale, di che cosa si tratta. Cambiamo argomento, arriviamo ai giorni nostri, e so che è un argomento che ti pone tanti dubbi. Intelligenza artificiale, se ne sta parlando tantissimo, ChatGPT, intelligenza artificiale, cosa c'entra la fisica? Dunque, l'intelligenza artificiale, diciamo i computer in generale, si basano su alcuni principi fisici importantissimi. Per esempio, pochi sanno che Internet è nato al CERN di Ginevra.
quindi con la fisica delle particelle elementari, e rispondeva ad una necessità ben precisa, quella di spostare moli di dati molto velocemente. Quindi internet è nato per un problema applicativo, bisognava prendere tutti questi dati enormi e spostarli da una parte all'altra. Quindi internet è nato così. Nessuno all'epoca avrebbe poi immaginato che internet sarebbe entrato nelle case di ognuno di noi. Quindi il processo è stato complicato. Quindi la fisica, come sempre, diciamo, fa prototipi, nascono idee, e queste idee poi vengono messe in pratica nei modi più disparati. Le applicazioni più diverse. Le applicazioni più diverse e a volte più inattese. Sì. Nel caso che tu citavi, ChatGPT, poi non so se i telespettatori conoscono, ChatGPT è quella chat che è in grado di rispondere a determinate domande. E non ci sono esseri umani dietro questo motore che risponde alle domande, e naturalmente uno può fare domande di vario tipo e può anche, per esempio, chiedere a ChatGPT di fargli un compito in classe di italiano. È già successo, tesi di laurea creata con ChatGPT e quindi, certo, con l'intelligenza artificiale. Certo. Si nutre, facciamo così, prendiamo un po' i film di fantascienza, da quello che è tutta la mole di dati che è nel web, nell'etere, e utilizza anche per autoapprendimento tutta questa mole di dati per poi creare quello che è il fabbisogno della domanda fatta da Saverio, fatta da Stefano, fatta da Francesco. Ci sono stati casi non solo nello scritto, per esempio io ho citato una tesi di laurea o tesi di laurea fatte con ChatGPT, ma anche emulazione della voce. Abbiamo visto alcuni software che riprendono Papa Francesco sullo, certo, skateboard, certo, Papa Francesco rapper e via dicendo. Sembrano immagini attendibili, potrebbe cambiare anche il lavoro di Stefano, il lavoro tuo, il lavoro mio nel prossimo futuro. L'Italia, ne parlavamo prima, ha cercato con il garante della privacy, primo paese nel mondo, a vietarla, anche se sappiamo che è un po' difficile vietare qualcosa sul web, no? È molto complicato vietare qualcosa sul web. Io capisco bene, anche io ho dei dubbi su ChatGPT e su applicazioni di questo tipo, perché permettono di falsificare in maniera rapida, in maniera efficace, in maniera incontrollata. Allo stesso tempo però ho dei dubbi anche sull'iniziativa del garante della privacy, perché in questo modo, cioè, vietare qualcosa non è mai la soluzione, secondo me. Anche perché sul web io entro in un sito che mi permette di bannare o di mascherare il mio VPN, dico un tecnicismo, ed entro come se fossi collegato in Francia, in Inghilterra. Lo dico io, non lo stai dicendo tu. No, infatti io non l'avrei detto. Da professore non lo puoi dire. Infatti io non l'avrei detto. Non lo puoi dire. Ti ringrazio per averlo detto. Lo dico io. Detto, sì. Se uno volesse fare una battuta, probabilmente, diciamo, qualsiasi ragazzo o ragazza, qualsiasi giovane di 20-25 anni sa smanettare e sa come, diciamo, aggirare questi limiti del garante della privacy, uno potrebbe dire con un po' di malizia che probabilmente il garante della privacy non è in grado di fare una cosa del genere. Il professor Pascazio ha il PC illibato, teniamo a dirlo. Assolutamente. Va bene, Saverio, continuiamo fra pochissimo a parlare di tante altre cose interessanti. Stefano, qualche anticipazione dalla rassegna stampa? No, semplicemente per completare anche questo discorso che stavate facendo, perché parlando un po' in qualche modo di guerra e chat GPT siamo su Open. La Russia praticamente ha sfoderato il rivale di chat GPT, arriva GigaChat, un risponditore automatico che è stato sviluppato dal colosso finanziario di Stato Sberbank, e al momento è disponibile solo in prova, però desta curiosità l'assonanza con il meme Giga Chad, e qui insomma c'è un po' tutta la sua storia, però si muovono, voglio dire, in tanti anche rispetto a questo aspetto, quindi insomma diventa sempre più complicato bloccare, appunto, come si diceva precedentemente, questa attività di chat GPT in generale, dell'intelligenza artificiale. Oggi ovviamente 25 aprile, Francesco, tante notizie rispetto a questo tema, ovviamente tante polemiche, come, diciamo, immancabili anche in questo giorno che dovrebbe essere appunto di grande festa, di ricorrenza a 78 anni ovviamente dalla
liberazione dell'Italia e insomma, quindi parleremo soprattutto di questo, poi tante altre curiosità. Torniamo fra pochissimo, restate con noi. Sveva cambia il modo di guardare la TV con tanti nuovi servizi e la puntualità di sempre. Se possiedi una Smart TV, apri il pannello con le nuove opportunità di fruizione del nostro canale. Ti basterà puntare la freccia in alto. Puoi ricevere in alta definizione tutti i servizi del telegiornale e del TG Sport, tutte le nostre trasmissioni e la sintesi delle partite della tua squadra del cuore. L'informazione H24 targata News24.city e la nuovissima radiovisione di Love FM e di Ritmo 80, musica per i tuoi occhi. E per la prima volta con la sezione gaming puoi provare a sfidarci. Telesveva è sul canale 18. Telesveva, la tua TV in nuova visione. Eccoci sempre in diretta con Caffè Latte, 7.53 del mattino, in compagnia del professor Saverio Pascazio quest'oggi. Con Stefano fra pochissimo vedremo tutte le notizie del giorno. Vi ricordo che ci potete seguire sia sul canale 18 in Puglia e Basilicata di Telesveva, oppure sempre in streaming live da tutta l'Italia su Facebook e su YouTube. Vedo in collegamento con noi quest'oggi e do il benvenuto a Giovanni del Liceo Scientifico Battaglini di Taranto. Buongiorno Giovanni, come stai? Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito, sto bene, grazie. Oggi non sei a scuola naturalmente. No, oggi le scuole sono chiuse, festa della liberazione, diciamo, 25 aprile. Quindi ti abbiamo coinvolto in questa cosa, ti volevi svegliare più tardi, invece ti abbiamo fatto svegliare presto, ci perdoni? Assolutamente sì, un piacere, un piacere. Va bene, allora di che cosa ci parli quest'oggi, quale parola del giorno ci regali? Allora, oggi ho scelto un termine che magari all'orecchio potrebbe sembrare anche abbastanza complicato. La parola è un aggettivo, cioè sarebbe pleonastico. Questa parola vuol dire proprio, diciamo, inutile, superfluo, quindi comunque ha un significato abbastanza semplice. È entrata anche nell'italiano abbastanza tardi, nella seconda metà dell'Ottocento. Questa parola, facendo, diciamo, qualche esempio anche in ambito proprio scolastico, magari uno studente che non ha studiato, che prova a giustificarsi con una professoressa, che poi magari la professoressa proprio dice: guarda, la tua giustificazione è pleonastica, diciamo, superflua, proprio inutile, che magari non serve in quel momento, vuol dire proprio questo. Quindi ha un significato anche abbastanza semplice, magari una parola che può sembrare complicata quando in realtà comunque non lo è, quindi ho scelto proprio questa parola per questa motivazione, diciamo. Hai fatto bene, ci piace. E poi è un termine che molto spesso viene utilizzato anche in ambito giornalistico, mi sbaglio Stefano? Beh sì, assolutamente, molto spesso, molto, e non so spesso. Se il nostro professor Pascazio lo utilizza quando qualcuno effettivamente adduce delle giustificazioni all'impreparazione agli esami universitari. Lo fanno? Ogni tanto succede. Sei sempre delicato.
tanto, devo dire, nelle risposte. Ogni tanto succede. Va bene, grazie tante Giovanni per essere stato con noi. Non so se seguirai un percorso di fisica dopo la scuola superiore, però saprai che non ti conviene andare impreparato al professor Pascazio, perché sennò ti utilizza pleonastico come scusa se ne hai trovata una del genere. Che cosa vuoi fare dopo? Continuerai? Continuerò gli studi, penso in economia, ancora dobbiamo vedere bene l'università, parlando anche con i miei genitori, ma comunque continuerò gli studi, diciamo. In bocca al lupo per il tuo percorso scolastico e goditi questo 25 aprile, buona giornata. Grazie mille, grazie anche a voi per l'invito, buona giornata. Allora Stefano, siamo pronti con la rassegna notizie del giorno. E allora partiamo, come detto, dalle prime pagine dei giornali, un po' tutto. Anche in rassegna, proprio per capire anche come si approcciano un po' al tema della festa della liberazione. Oggi sia festa della libertà, c'è il taglio alto del Corriere della Sera, lo vediamo, insomma, un articolo ovviamente principale, 25 aprile, il messaggio di Mattarella, bisogna tenere viva la memoria di chi combatté contro la dittatura, la lettera di Meloni al centro ovviamente di tante polemiche in queste ore, i valori democratici, adesso difendiamoli in Ucraina, giorno speciale che unisce tutti, anche noi ebrei, parla Noemi di segni, celebrazioni, polemiche, luoghi, simboli, dove saranno ministri e leader, lo trovate ovviamente all'interno del giornale, nella lettera Giorgia Meloni spiega insomma come oggi sia una celebrazione importante, lei sarà accanto al Presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale deposizione di una corona d'alloro all'altare della patria, i ministri saranno invece in giro per le varie celebrazioni istituzionali previste. E poi, come vi avevo anticipato, si parla di guerra, Mosca vicini alla linea rossa e scontro all'ONU tra Lavrov e Gutierrez, il segretario generale attacca infatti Mosca, l'invasione russa viola la Carta delle Nazioni Unite, come durante la Guerra Fredda siamo arrivati a una linea rossa ancora più pericolosa, la replica di Lavrov, dunque sicuramente le notizie che arrivano dal fronte, come vi avevo anticipato, non sono sicuramente positive, assolutamente, anzi insomma si prospettano sempre più momenti complicati da questo punto di vista. E poi andiamo sulla prima pagina della Stampa per vedere anche appunto come apre il giornale, insomma, di Torino, il giornale piemontese. La Stampa ora è sempre Resistenza, vedete una bella foto, libertà e Costituzione, lo speciale della Stampa sulla liberazione. Tra le altre cose, Mattarella oggi sarà, vado più su così riuscite a vederlo tutti, Mattarella sarà oggi a Cuneo, teniamo viva la memoria di chi ha combattuto in difesa dei nostri ideali e della democrazia, il 25 aprile Meloni all'altare della patria, Crosetto e Santanchè col capo dello Stato, polemiche sulla Russia che invece è a Praga, Berlusconi dice festa di tutti. E poi ovviamente qui c'è una foto che insomma ritrae chiaramente i momenti diciamo proprio di quei giorni di liberazione, il patto che ci lega di Massimo Giannini, in questa Costituzione c'è tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori e le nostre glorie, così Pietro Calamandrei nel 1955. E poi volevo farvi vedere anche la prima pagina di Repubblica, che insomma parla ovviamente invece di divisioni sostanzialmente, perché insomma 78 anni fa la liberazione, l'Italia divisa, però insomma è abbastanza esplicito il titolo, il capo dello Stato gemmaggia la resistenza a Cuneo, tenere viva la memoria, l'imbarazzo di Meloni, basta con i pregiudizi della sinistra su di noi, lampi sulla Russia, poteva andare a Praga in qualsiasi altro giorno, i colonnelli della destra attaccano Fini per le critiche sull'antifascismo, è un opportunista, Berlusconi si smarca da Fratelli d'Italia, viva il 25 aprile, festa della democrazia. Insomma, Francesco, abbiamo visto un po' rapidamente anche sui giornali le diverse prime pagine, però insomma fondamentalmente questo 25 aprile è insomma un po' accolto in maniera abbastanza divisiva e tra le polemiche, questo
sicuramente non fa molto bene. Devo diciamo dire che faceva molto ridere la vignetta di sì. LK su Repubblica, se possiamo rivederla, che ritraeva diciamo, la Meloni. E qua chiediamo sì alla regia, eccola qui, dovrebbe essere. Ritraus, uff, ma sì dai, vabbè, l'antifascismo ha fatto anche cose buone. E diciamo che, a prescindere dalla Meloni, che ha un ruolo istituzionale, mi hanno non colpito, però forse diventando un po' più grandi, Gianfranco Fini l'ha detta bene ieri, l'altro ieri, ha detto stiamo ancora a parlare di queste cose, ci attacchiamo alle parole, però alla fine sì, siamo antifascisti tutti perché sappiamo che cosa ha creato il fascismo, un po' smarcandosi anche da quella che è la storia sua nel Movimento Sociale, in Alleanza Nazionale, forse naturalmente allontanandosi da quel periodo si rielabora il passato in una maniera differente, lui a differenza di La Russa, però sono polemiche forse sterili, passami il termine, Saverio, che ne pensi? Sì, sono polemiche abbastanza sterili. A me Fini, devo dire, mi è piaciuto, ha centrato il punto e in qualche modo, diciamo, nel modo di porre la questione ha stemperato le polemiche, secondo me. Sono d'accordo. Quindi, invece di caricare gli animi e creare anche piccoli mezzucci, diventano molto fan, sembrano quasi supporter di una squadra di calcio. In questo io dico sempre c'è una caduta di stile da parte della politica, che ormai stile in parte ne ha perso tantissimo, sono pochi gli attori della politica che mantengono quel rigore, se vogliamo, di una volta. In tanti invece, con il web e con i social, diciamo che hanno cambiato e lasciato totalmente una veste che era quella del politico e della moderazione, facciamo così. Stefano, proseguiamo pure? Sì, no, solo per completare questo discorso, poi passiamo ovviamente ad altro. Nella lettera scritta appunto da Giorgia Meloni al Corriere, insomma, lei spiega che sul fascismo noi siamo incompatibili con qualsiasi nostalgia, insomma, questo è chiaro, viene scritto a chiare lettere, quindi anche, insomma, la Presidente del Consiglio chiaramente cerca in qualche modo di chiudere un po' queste polemiche che si sono ovviamente diciamo abbastanza concentrate chiaramente sugli ideali, insomma su questo tipo di situazioni nel giorno che tradizionalmente, no, viene un po' visto come il giorno in qualche modo più dei partigiani, insomma di chi ha combattuto chiaramente per la liberazione dell'Italia. Ma la Meloni è donna intelligente, fascista, quindi sì, ha tagliato corto secondo me, in base anche al ruolo che ha adesso. Beh, certo. Perché queste parole io sono convinto che alla opposizione un anno fa non le avrebbe molto utilizzate sicuramente, però essendo donna intelligente, essendo capo del governo, ha tagliato corto dicendo anche quello che la gente si vuol sentire in questo momento, sicuramente. Sì, assolutamente. Comunque cambiamo argomento, perché parliamo di Covid. Oggi c'è una intervista a insomma, Giorgio Palù, il virologo presidente di AIFA in insomma AIFA italiana, cioè AIFA in Italia, e il Covid oggi non è più un rischio per il mondo, va dichiarata la fine della pandemia, l'OMS sta per farlo in ritardo solo per prudenza, però apre un tema in effetti, perché noi sembra un po' quasi, Francesco, che il Covid sia un lontanissimo ricordo, diciamo così, però in realtà non è così, cioè nel senso che comunque il Covid continua a essere assolutamente tra noi, lo dice anche Giorgio Palù, presidente appunto dell'Agenzia Italiana del Farmaco, però specificando che oramai è praticamente un virus endemico che sta diventando quasi inoffensivo, almeno questo sostiene appunto il presidente dell'AIFA, e di conseguenza andrebbe dichiarata la fine dell'emergenza, che al momento invece non è stata dichiarata dall'OMS, quindi ancora, come posso dire, attiva quella famosa emergenza partita oramai nel marzo, insomma febbraio-marzo del 2020, se non erro oramai, e sono passati praticamente 3 anni, però è effettivamente ancora attiva quell'emergenza lanciata dall'OMS, e quindi bisognerà
appunto vedere se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ci sarà invece la fine, la dichiarazione di fine della pandemia. Lo pensavo qualche giorno fa, effettivamente noi siamo ancora con determinati protocolli, naturalmente desueti, nel senso che la gente li ha un po' ammorbiditi, tanto ammorbiditi, però non è stata mai dichiarata una fine, quindi tendenzialmente non si sono adeguati anche protocolli e procedure anche in base alla fine. La fisica è intervenuta anche nel Covid, o sto dicendo una baggianata? Voi avete fatto delle proiezioni a un certo punto, anche aiutati con matematici e persone esperte di statistica, giusto? Certo, con gli epidemiologi anche. Sono state fatte delle proiezioni per capire come il virus poteva diffondersi e come si è diffuso, e questo ha aiutato, diciamo, a fare prevenzione. Riguardo quello che diceva prima, che si diceva prima, dunque il Covid dovrebbe essere declassato ad influenza. Nel momento in cui il Covid viene declassato ad influenza, diciamo, di fatto cessa la pandemia. Questo non vuol dire che uno non deve fare attenzione. No, assolutamente. Per esempio, io ho molto rivalutato, diciamo, l'uso delle mascherine, se uno sta in treno, in aeroporto, in aereo, se sta viaggiando, perché riducono enormemente l'impatto, la diffusione del virus. Questo l'abbiamo detto diverse volte e dico sempre che i giapponesi sono sempre più avanti di noi in questo, però certo. Ora quando entri in una metro, avere una mascherina, per dire, quando sei in treno, non è sbagliato. O se vai dal medico, io ho sempre detto, perché non ci eravamo arrivati prima dal medico? In sala d'attesa sono tutti malati molto spesso, perché non indossavano le mascherine o vedevi gente starnutire e tossire addosso agli altri in maniera impropria? Ci siamo arrivati un po' tardi forse? Sì, diciamo sì, forse potevamo arrivarci prima, diciamo quello che è successo nell'ultimo secolo, negli ultimi 150 anni è stata, diciamo, gli effetti dei grandi agglomerati urbani hanno provocato quello che non esisteva, certo, 150 anni fa. Quindi ci sono concentrazioni di persone, di esseri umani in determinati posti. È chiaro che questo favorisce la diffusione di determinati virus. Ed è chiaro, diciamo, che le mascherine oggi hanno molto più senso di quanto non avrebbero avuto senso 200 anni fa, non ce n'era bisogno semplicemente. E poi, a parte il Covid in sé, è una cosa utile, serve a non prendersi l'influenza. L'influenza non è mai gradevole, poiché sia Covid o sia un'altra forma di influenza, secondo me va limitata. Sono in ogni d'accordo caso. Sicuramente con te, se metti una città di 15 milioni di abitanti è normale che è differente rispetto a quando in quella città ce n'erano 500.000. Ci fermiamo qualche secondo, torniamo fra pochissimo con Stefano, con il professor Pascazio e con Gianluca Caporaso che ci presenta il suo libro. Telesveva cambia il modo di guardare la TV con tanti nuovi servizi e la puntualità di sempre. Se possiedi una Smart TV, apri il pannello con le nuove opportunità di fruizione del nostro canale. Ti basterà puntare la freccia in alto. Puoi ricevere in alta definizione tutti i servizi del telegiornale e del TG Sport, tutte le nostre trasmissioni e la sintesi delle partite della tua squadra del cuore. L'informazione H24 targata News24.city e la nuovissima radiovisione di Love FM e di Ritmo 80, musica per i tuoi occhi. E per la prima volta con la sezione gaming puoi provare a sfidarci. Telesveva è sul canale 18. Telesveva, la tua TV in nuova visione.
Eccoci sempre in diretta con Caffè Latte, 8 e 10 del mattino. Buongiorno a chi si fosse messo all'ascolto di Caffè Latte quest'oggi a quest'ora, perché è 25 aprile, quindi qualcuno un'ora più tardi si è svegliato, credo. Tu no? Tu ti svegli sempre presto? Abbastanza presto, sì. Beh, vedi, ecco perché sei venuto a Caffè Latte. Stefano, stavamo parlando di tante notizie, a te la parola. Sì, allora, per chiudere un po' gli argomenti di cui parlavamo nella seconda parte di Caffè Latte, parliamo ancora di Covid, semplicemente per parlare invece del long Covid, che insomma ne abbiamo sentito davvero tantissimo parlare. Siamo su Focus e di fatto c'è un articolo molto interessante che spiega che abbiamo capito che cosa non è il long Covid sostanzialmente, cioè di fatto non si tratta di un unico disturbo e non c'è una sola causa. Qui è spiegato ovviamente il motivo, nel senso che diciamo le stime sul numero di pazienti affetti da long Covid variano. Secondo una revisione di studi pubblicata a gennaio 2023 su Nature, potrebbe aggirarsi attorno ai 65 milioni, poco meno della popolazione della Francia, e praticamente insomma le possibili cause dello strascico da Covid-19 sono tante. In alcuni casi, in alcune persone, potrebbe essere legato a una reazione autoimmune, e invece in altre sostanzialmente sul fatto che appunto l'organismo resta per tanto tempo diciamo in qualche modo attivo per il sistema immunitario, o l'infezione dal nuovo coronavirus potrebbe aver riattivato dei virus latenti che il corpo aveva già incontrato nel tempo. Queste insomma un po' le ultimissime notizie dalla ricerca. E poi parlavamo prima di anche tante diciamo di come quantomeno insomma le persone siano magari concentrate in dei luoghi, in dei punti e così via, e allora diciamo c'è una notizia che proprio sta in qualche modo un po' facendo il giro del web: le code sul lago di Garda, Francesco. Il traffico sul Garda è al centro delle polemiche dopo praticamente il video virale di un turista tedesco. Il lago è al collasso sostanzialmente, traffico in tilt alla forra, problemi anche lungo la Gardesana. In Germania impazzano le immagini di domenica del turista tedesco Filippo Grumi, ambientalista tra le altre cose, dice: Garda è usato come un bancomat, un mega Luna Park. E questo ovviamente, Francesco, pone secondo me due temi che poi magari insomma sicuramente affronteremo. Il primo ovviamente è quello ambientale, puramente ambientale, questi luoghi che tra le altre cose sono appunto dei luoghi molto turistici, molto belli, vanno ovviamente preservati anche da questo. E il secondo è proprio questo, cioè l'incremento, la mole di turismo spesso purtroppo in questi luoghi così delicati anche da un punto di vista ambientale forse andrebbe in qualche modo un po' gestito, ecco, diciamo così, e non lasciato insomma chi vuole venga sostanzialmente. Ecco. Abbiamo provato a parlare di turismo sostenibile qualche volta, secondo me non si è acceso ancora un reale dibattito in Italia, però ci sono posti come il Garda che hai citato tu, ma a me viene in mente naturalmente per chi c'è stato la Costiera Amalfitana. Se tu pensi alla Costiera Amalfitana, a quella viabilità che non può essere modificata e quindi andrebbe regolamentato l'accesso e il numero di persone che si muovono su quella costiera. Così non è ancora, però molto spesso ci si trova in situazioni al collasso dobbiamo renderci conto che naturalmente qualcosa da questo punto di vista va fatto. Se Venezia ha iniziato a parlare di numero chiuso e Venezia vede turisti 365 giorni all'anno, ci rendiamo conto che forse un problema c'è e va risolto. Ne conviene, Saverio? Sì, ne convengo, sono d'accordo. Fra l'altro i due argomenti sono collegati, gli argomenti di Stefano, perché nel post-Covid c'è stata una reazione comprensibilissima, anche io ho avuto voglia di muovermi un po' di più, immagino anche tu, di andare un po' in giro, e quindi purtroppo questo ha provocato tutta una serie di problemi che vanno affrontati e risolti, soprattutto in Italia, perché è il paese del turismo. E fammi dire, anche in Puglia, soprattutto in Puglia. Sono d'accordo con te, anche perché la Puglia è in ascesa, è ancora un trend in positivo, lo vediamo dai numeri, ne parliamo spesso di turismo, e quindi naturalmente dobbiamo anche noi forse iniziare a fare o prevenire. Noi non preveniamo mai, noi siamo il paese delle emergenze, aspettiamo che qualcosa accada, aspettiamo il disastro e poi diciamo: beh, potevamo fare qualcosa. Siamo bravissimi però, devo dire, nelle emergenze, ci sappiamo districare molto meglio che altri paesi
inglesi perché siamo abituati, ne certo, convieni? Certo, se il mio nonno diceva è meglio prevenire che risolvere, ed è una cosa verissima, diciamo. Beh, c'era anche uno spot di una nota marca, meglio prevenire che curare, però non siamo molto bravi in questo. Continuiamo fra pochissimo a parlare di tanti argomenti, vedo in collegamento invece Gianluca Caporaso. Buongiorno Gianluca, come stai? Buongiorno, tutto bene, bene, grazie. Buongiorno, ti abbiamo fatto svegliare presto questo 25 aprile, eh? Sì, sì, ma va bene così, siamo abituati. Che farai quest'oggi, prima di parlare delle cose nostre e del tuo libro? Ma una giornata in famiglia, in grande tranquillità e serenità. Allora, parliamo del signor Conchiglia, Salani editore, lo vediamo a video in questo momento, scritto da Gianluca Caporaso, candidato al premio Strega Ragazzi e Ragazze 2023, premio letterario che viene assegnato ai libri di narrativa per ragazzi pubblicati in Italia, giunto tra l'altro all'ottava edizione. Sei contento per la candidatura? Sì, lo sono tantissimo, perché al di là di quelli che saranno gli esiti, rappresentano comunque una manifestazione di stima da parte del mio editore, che è il soggetto a cui spetta la candidatura. Tra tanti autori pubblicati, aver scelto me è un segno di stima e di riconoscimento che a me fanno tantissimo piacere e che rappresentano per me già un premio. Di che cosa parla il signor Conchiglia? Allora, il signor Conchiglia è una storia fantastica che racconta del viaggio di un bambino che, ascoltando storie in riva al mare, sogna di arrivare dall'altro lato del mare a conoscere quello che di cui le storie di un suo grande amico che si chiama Ulisse gli hanno parlato, soprattutto dei boschi, del verde, del vento che in quei boschi si perde in questa terra che si chiama Europa. Questo bambino si mette in viaggio e poi, ahimè, il viaggio tragicamente si interrompe perché il mare apre la bocca e fa cadere tutti giù. Ma Ulisse gliel'ha detto che giù non c'è il nulla, non c'è il niente. Anzi, al settimo piano del mare ci sono le sirene, e quindi dove tutto sembra finire si aprono spiragli di magia e di bellezza che lo rispediscono verso l'aldilà e gli danno una seconda vita. È una storia fantastica ispirata, ahimè, però a una storia vera, che è quella di Alan Kurdi, del naufragio e del suo ritrovamento su quella spiaggia turca che è nella località di Bodrum, e di quella foto che poi 7 anni fa ha fatto il giro del mondo, facendomi piangere e facendo piangere milioni di persone, immagino, perché quel bimbo addormentato per sempre sul bagnasciuga rappresenta una grandissima protesta verso un'umanità che, ahimè, al di là delle cose della vita, consente con troppa leggerezza che certe cose accadano. Sicuramente sì, è una foto che tra l'altro che ricordiamo, ahimè, tutti quanti. Quando però ti sei deciso o ti sei detto parlo e scrivo di questo? Quando è nata l'idea? Quando, nonostante il tempo che andava, io continuavo a non girare le spalle, cioè quell'immagine, quel pensiero di quel bambino non tramontavano in me, anche se la mia vita mi trascinava verso altre traiettorie. E tra le altre cose, io quel bambino continuavo a vederlo, a incontrarlo non per come è stato incontrato da tutti su quel bagnasciuga, ma vivo, in piedi, lo incontravo, ecco, è come se a un certo punto io avessi sentito la necessità, attraverso questi incontri immaginari eppure veri per me, di essere chiamato alla parola, a una parola che diventa legame, diventa speranza, diventa capacità di ritrovarsi insieme, diventa dono, perché la parola messa in gioco è una ricerca degli altri, è un riconoscimento della propria inutilità se gli altri non ci sono. E quindi mi sono messo a scrivere. Tramutare l'immagine come quella del bambino di Bodrum poi in un libro di narrativa per ragazzi non credo sia facile. Che processo hai avuto? Cioè, quando hai ultimato il testo, lo hai fatto leggere a chi? A degli adulti, a dei bambini, a dei ragazzi? Hai chiesto un responso? L'hai mandato direttamente al tuo editore?
Allora, il testo era stato inviato già al mio editore, avevamo già cominciato a lavorare sull'editing, però è accaduto qualcosa di molto forte. Prima che io pubblichi i miei libri faccio sempre dei focus, degli incontri con i bambini, perché considero i miei libri, e spero che i miei libri siano libri per tutti, quindi libri in cui anche i bambini possano accedere incontrando codici per loro accessibili. Ho incontrato 5 bambini delle scuole della quarta elementare e 5 della quinta cinque di quarta e cinque di quinta per chiedere loro che cosa ne pensassero del racconto che io avevo spedito loro una settimana prima. Con l'aiuto dei genitori i bambini avevano letto il libro, poi ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo iniziato a chiacchierare. Lucia mi diceva: Gianluca, correggi la E con l'accento a pagina 20, togli la virgola a pagina 26, cioè, cose di questo tipo. E poi a un certo punto, rispetto alla tenuta della storia, ho chiesto che cosa ne pensassero. E uno di questi, Giuseppe, alza la mano e dice: Gianluca, la storia è bella ed è emozionante, ma il finale è sbagliato, perché io avevo scritto un finale aperto. Arriva Gabriele e mi dice, un altro dei bambini presenti, dice: Gianluca, Giuseppe ha ragione, tu ci devi tenere per mano fino alla fine di questa storia, e quindi noi vogliamo un finale chiuso. Io, dopo aver insomma chiacchierato con loro, ho recuperato le loro ragioni, ho scritto in casa editrice, ho detto: guardate, il libro funziona secondo me, ma il finale è da rivedere, perché me l'hanno chiesto e me l'hanno detto i bambini con tutte queste ragioni. La casa editrice mi risponde e mi dice: Gianluca, i bambini hanno ragione, punto, scrivi un nuovo finale. E così poi sì, è successo proprio questo. Cioè, la scrittura, se non diventa incontro, se non diventa strumento, parola che tutti possano portare nelle proprie vite per far germogliare nuovi segni, non è niente, è un deserto. È bellissimo l'aneddoto che ci hai regalato, ed è bello anche capire il meccanismo che c'è dietro la scrittura di un libro per ragazzi, il meccanismo anche recensivo, cioè la chiacchiera e lo spirito critico di bambini di quarta e quinta elementare. Io penso invece a Giuseppe e Gabriele, che dopo questo consiglio vanno in giro con gli occhiali tondi e la pipa in giro per la città di Potenza e si ergono ormai a critici letterari, ed è una cosa che mi piace tanto. Sì, ma tu considera che io poi li invito sempre, soprattutto quando faccio degli appuntamenti narrativi in zona, li chiamo sempre Chiara, Giuseppe, Gabriele, perché in un certo senso sono assoluti protagonisti, Federico, Francesco, cioè Davide, sono tutti bambini, e c'erano poi delle insegnanti in qualità di osservatrici, perché ovviamente non tutto, stando dentro il dialogo, riesce con lucidità ad arrivare. E poi c'è il momento del confronto, ma le insegnanti erano lì in silenzio ad ascoltare la dinamica che si sviluppava tra me e i bambini, perché insomma per me è proprio un modo di fare quello di dialogare con loro prima di portare a compimento le cose che riguardano la narrazione, la parola, cose insomma di questo tipo. Gianluca, in bocca al lupo per il tuo libro. Grazie. Il signor Conchiglia, Salani Editori, in bocca al lupo anche per il premio Strega, ragazzi e ragazze 2023. Noi ti auguriamo di poter vincere un premio, e se non lo vincerai, comunque essere già in graduatoria o in concorso è meraviglioso. In bocca al lupo per il libro e ti aspettiamo naturalmente in studio prossima volta per il prossimo libro. Va bene, grazie, buona giornata, buon 25 aprile. Bella la storia del mi piace molto quella della recensione dei bambini di quarta e quinta. Allora, abbiamo parlato di tanto, volevo chiudere un attimino con te, Saverio, l'argomento che avevamo aperto prima, quello sull'intelligenza artificiale. Si è arrivati al punto che mi hai insegnato naturalmente, come sempre tu, OpenAI, che è l'azienda di Elon Musk, è quella che ha creato il primo chat GPT, che a un certo punto, creandolo, ha detto: fermiamolo e fermiamoci per 6 mesi, perché abbiamo creato qualcosa che va oltre le nostre forse potenzialità e capacità e dobbiamo regolamentarlo, giusto? Sì, è così. L'azienda, perché di chat GPT ce ne sono state varie versioni, sempre più raffinate. Anche sono state, è una rete neurale ChatGPT, quindi è un neural network si chiama, quindi sono queste reti ad apprendimento, quindi è una rete che ha imparato a rispondere in maniera incredibile, eccezionale.
Potrebbe anche fare a meno a quel punto dei programmatori a un certo punto. Assolutamente, assolutamente. Così come uno scrive le tesi di laurea, può fare a meno dei programmatori, può fare a meno, non voglio dire di tutto, ma insomma, di gran parte, diciamo, delle attività umane, secondo me. Lì Elon Musk è stato molto acuto e visionario, bisogna riconoscergli che è molto, molto acuto nelle cose che fa. E dunque, ChatGPT è stato addestrato come rete neurale, ma è stato addestrato anche facendo uso di addestratori, di esseri umani che addestravano la rete. Quindi è stata un'operazione molto complicata, molto complessa. Quando Elon Musk stesso si è accorto delle potenzialità e dei pericoli insiti in ChatGPT, ha deciso di prendere 6 mesi di pausa. E io trovo che sia una decisione molto molto saggia, perché andava troppo in fretta. Torniamo al discorso che abbiamo fatto prima: fisici, teorici, persone che creano e inventano certo, per cose positive, ma c'è sempre un risvolto negativo che è dietro l'angolo e che diventa pericoloso naturalmente per l'umanità. OpenAI, che tu citavi, è senza scopo di lucro, quindi è stata fatta per, credo che nella, ora cito a memoria, dice per migliorare il progresso dell'umanità o qualcosa, quindi io ci credo, l'obiettivo era quello. Purtroppo però l'utilizzo può essere, dipende dalle mani che naturalmente lo utilizza. Parliamo di altro, è un argomento enorme, torneremo su sicuramente in futuro quando ti regalerò la prossima tazza. Grazie. Parliamo di eventi a breve, perché so che hai un seminario fra qualche giorno, credo domani, mercoledì. Sì. Aperto a tutti. Aperto a tutti. Lo pubblicizziamo, eccolo qui, immagini della fisica. Grazie mille, sì. È aperto a tutti, organizzato hanno proposto di tenerlo al Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari, e così sarà. E l'iniziativa si chiama Art and Science e nasce da una collaborazione fra il CERN di Ginevra, che citavo prima proprio a proposito del trasferimento di grandi moli di dati, e l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È un'iniziativa che è coordinata dal CERN e dall'INFN e che ha varie manifestazioni in varie sedi. Quella a Bari è curata dall'INFN dall'Università di Bari e dal Politecnico. E naturalmente 16... è aperta al pubblico, è gratis, assolutamente. Perfetto, poi il 16 maggio ci sarà Giorgio Parisi, ma aspettiamo ancora un po' e ne parleremo ampiamente un po' più avanti. Stefano, prima di chiudere, qualche ultima notizia? Semplicissimo, per guardare un attimo anche le notizie del territorio, sono 42 le aggressioni al personale medico nell'ASL di Bari solo nel 2022. L'allarme è un allarme assolutamente diciamo concreto, che viene ripreso dalla Gazzetta del Mezzogiorno, dati diffusi dall'organizzazione sindacale ANAO Assomed, ovviamente dati che riportano inevitabilmente a un discorso molto più ampio dal punto di vista della organizzazione della sanità pugliese, ma più in generale in Italia. Purtroppo sono al centro di tante aggressioni sanitarie, e l'abbiamo visto anche con la morte della psichiatra, purtroppo avvenuta ieri sera dopo un'aggressione, insomma, quindi davvero, insomma, cioè, è un tema assolutamente caldo in queste ore, ma ne riparleremo sicuramente nelle prossime giornate. I temi caldi li affrontiamo sempre qui a Caffellate, cercando di trovare delle soluzioni, anche se noi non facciamo leggi. No. Tu invece le leggi le sfidi molto spesso con la tua fisica. Noi siamo al termine della nostra trasmissione, ringrazio Stefano come sempre per la rassegna stampa. Grazie, grazie, grazie a te ovviamente. Ringrazio... Buon 25 aprile. Buon 25 aprile, godetevelo naturalmente. Grazie. Saverio, che cosa farai oggi? Posso chiedertelo o sono indiscreto? Assolutamente, vado con degli amici a pranzo fuori, mi hanno invitato, e vado a Fasano. Oh, una bella giornata sulla selva di Fasano, sono contento, questa te la regaliamo naturalmente. Grazie, così grazie mille, grazie. Coppia, graditissimo. Questa è per tua moglie, naturalmente, per grazie, la tua compagna. Grazie mille. Così avete la coppia. Torna a trovarci come al solito quando vuoi, noi siamo sempre qui. Io ringrazio tutte le persone che sono state con noi questo 25 aprile. Buona festa della liberazione. Godetevi la giornata per chi può, naturalmente, perché c'è gente che lavora. Noi lavoriamo, Stefano, anche se non è un lavoro, è passione ed è divertimento quando siamo in compagnia delle persone a casa. Torniamo domani, come sempre, 7:30 del mattino con Caffè Latte. Buona giornata a tutti.